Salve a tutti amici di Tech Different, in diretta dallo stand Lenovo al Mobile World Congress con un prodotto davvero particolare, davvero interessante. Si chiama Vibe Shot. Perché questo nome? Beh, sicuramente perché la fotocamera posteriore da 16 megapixel con OIS ed autofocus, oltre che un ottimo flash a tre colori, tre tonalità, è quindi un prodotto realizzato per andare a sostituire o comunque andare ad effettuare degli scatti davvero davvero molto interessanti, assolutamente con molta facilità. Guardate il profilo del prodotto, molto molto bello, molto piacevole. Passando sul lato destro troviamo il tasto fisico per quanto riguarda lo scatto fotografico, altri tasti direttamente incastonati su questa bordatura metallica molto molto bella. Posteriormente vetro tipo Gorilla Glass con questa finitura sul bordo. Lollipop 5.0 come sistema operativo, interfaccia proprietaria Vibe UI. Tutto funziona in modo molto fluido, molto interessante, grazie soprattutto al processore 64 bit Snapdragon 615 da 1.7 GHz Octa-core. Supporto LTE senza nessun tipo di problema, quindi anche per le reti ultra veloci. 5 pollici Full HD 1920x1080 pixel per quanto riguarda la risoluzione del display, che è di tipo IPS. 3 GB di memoria RAM, 32 di memoria integrata espandibile con micro SD fino a 128 GB, quindi potete archiviare tutte le vostre foto che andiamo a vedere ora nella fotocamera. Vedete, fotocamera davvero semplice, scatta molto rapidamente. Disponibile anche una fotocamera anteriore da 8 megapixel, quindi per selfie assolutamente di qualità e d'autore. 2900 mAh di batteria integrata che non si può andare a sostituire purtroppo. Dual SIM, è prevista quindi una versione dual con nano SIM. Per il momento è tutto con questo Lenovo davvero interessante e da una sensazione super super piacevole. Sarà da provare, sarà da valutare su strada. A presto da Tech Different.